seven, eight. Guardate, è il gioco a jouer. Sono giusto 40 anni. E dopo 40 anni, Claudio Cecchetto farà per noi il gioco a jouer della ripartenza. Dormire! Permesso, attenzione! Salutare! Caro Mauro! Guarda chi c'è! Caro Claudio, guarda chi c'è! Claudio Cecchetto! Vai! È un po' di tempo, no? Mi fai... No, non mi devo commuovere perché hanno accetta, sei un po' più fragile da così. Sì, ciao, fai presto. Ma tu pensa! Vai. Cosa vi unisce? Beh, raccontateci un po', cosa vi unisce? Vabbè, lui è stato un autore dei Binario. Platinette è nata come? Mi disse di questa sua idea di fare Platinette, che poi mi pare abbia funzionato, no? Direi di sì. E io l'ho trovato un'idea... stravolgente. Claudio fa il modesto, ma in realtà è un po' come il Pippo Bauto delle radio, della radio. Lui aveva intuito che poteva funzionare. Quindi... No, infatti, beh, ho intuito che con te poteva funzionare, dai. Sai che siamo ai 40 anni esatti del gioco a jouer. Ma lui adesso fa un'altra cosa che ci siamo sentiti. Lui rifà il gioco a jouer adesso con le parole della ripartenza. Una rilettura. Una rilettura, no? Dopo 40 anni, il nuovo gioco a jouer. Andiamo. Vieni, guarda. Allora, stiamo per vedere il nuovo gioco a jouer della ripartenza. Ma prima Claudio ci ha voluto mostrare la sua stanza dei ricordi. Max, ormai è 30 anni che lavoro con lui. Quello che mi ricordo di Max è che quando mi portò, hanno ucciso l'uomo ragno, io saltai dalla sedia. Che grande successo, diamo il titolo all'albero. Lui mi dice: strano, perché io quando l'ho portato dalle altre parti mi ha detto: dove vuoi andare con un titolo così? Capite? Poi c'è Fiore, abbiamo fatto questo album, beh, ne abbiamo fatti tre o quattro. Senti, no? A proposito di Fiore, scusa, ma questo bel ragazzo qui che mi dici? Beh, insomma, il bel ragazzo lì non è andato male. Non è andato malissimo. No, infatti. Poi devo dirti che in un'intervista mi hanno detto: cosa diresti a lui? Gli ho detto: carissimo Ama, io ho fatto tre Sanremo, è tempo che anche tu ne faccia tre. Infatti, e in effetti è arrivato il momento. E mi sa che... Ti ha ascoltato, ha detto: no, mi sa che mi supererà. Se va avanti così. Bravo. Sì. Giovanotti, che ecco, non, a un certo punto non ha avuto più pareti per i suoi dischi d'oro. Che adesso non vorrei sembrare Pippo Baudo e Pippo ti saluto. L'ho lanciato io. Sì. Senti, mi tocchi per cortesia, perché se sei il Remida, dottor, ti prego, tocca. No, allora, prima di tutto anche questa faccenda del Remida mi preoccupa un po', perché Remida è morto perché tutto quello che toccava era oro e quindi non riusciva a mangiare. Allora, voglio dire... Scegliamo un'altra cosa. Questo è il gioco a jouer, la Fonicetra mi ha dato questo disco d'oro, questo è un disco che ormai, come il gioco a jouer, c'ha 40 anni. Guarda, sì. Quel disco d'oro lì c'ha 40 anni. Eccoci qua. Ciao, come stai, Mapi? Bene, tutto bene. Mapi, mia moglie. Insieme da 30 anni. Pensa un po'. Qual è il vostro segreto? Una domanda banale, ma lo devo chiedere. Io credo che il segreto sia pensare che restare insieme non è naturale. Assolutamente. È molto più naturale lasciarsi, tradirsi e anche ferirsi senza volerlo. E quindi bisogna impegnarsi ogni giorno, è un po' questa l'idea. Okay. Sicuramente la ripartenza significa aver in questo periodo tolto tutto il sovrabbondante, no? Ci siamo resi conto che quello che conta è la relazione, quindi questa relazione va curata. Certo. Ecco. Quindi siamo eccezionali. Cerchiamo di essere eccezionali. Sì, rispetto a quello che la natura ci spingerebbe a fare, un po' sì, però deve valerne la pena. Insomma, mi ha fatto anche un complimento, no? No? No, vai. Bene. Allora, siccome sei un visionario, uno che coglie l'insieme, coglie anche quello che succederà, perché questo lo dice la tua storia, tutti insieme, come italiani, come paese, c'è una cosa che vorresti dire a tutti? Veramente gli italiani recupereranno alla grandissima, quindi io posso solo dire che io faccio come voi, anch'io cerco di recuperare tutto alla grandissima. Tu? Bellissimo, uguale, no? Bellissimo, uguale. Andiamo, gioco a jouer! Qui è le parole del gioco a jouer fatto per l'occasione. La rinascita. Della rinascita, un gioco a jouer 2.0. Naturalmente per la rinascita è... naturale cominciare con vaccinare, ballare,
perché adesso hanno riaperto le discoteche, sorridere, si ritorna alla normalità, abbracciare finalmente, abbracciare, dimagrire perché questo lockdown ci ha fatto mangiare troppo, viaggiare e ci ha lasciato anche fermi la nostra città, vaccinare seconda dose, pronti? Vaccinare, ballare, sorridere, abbracciare, dimagrire, viaggiare, vaccinare, seconda dose. Superwoman! Un applauso al grande Carlo Cecchettone!